Con noi Alda De Usagno. Buonasera. Buonasera, bentrovata. Intanto la ringraziamo per essere qui con noi e per dovete ringraziarmi. Concederci per qualche minuto, per noi è un onore. No, ma la cosa che a me perlomeno colpisce ogni volta che vengo chiamata per questi grandi eventi di beneficenza, che mi fanno sentire non importante, ma mi fanno sentire utile, dico: ma non dovete ringraziarmi. Sono io che devo ringraziare voi, perché molto spesso il tempo della nostra vita viene buttata quasi in maniera inutile, come dire, senza motivo. Questi sono eventi, momenti della nostra vita in cui, se la nostra presenza può servire a qualche cosa, mi fa sentire utile, mi fa sentire viva, e sono io che veramente vi ringrazio di fare queste cose. Noi le facciamo perché ci crediamo, perché poi, come diciamo anche prima, la vita è fatta anche di queste cose, perché se poi non si fanno c'è sempre qualcuno che poi ci va a rimettere. Quindi fare qualcosa per gli altri, essere così altruisti, secondo noi ha un valore, perché poi i valori della vita dovrebbero anche essere riscoperti ogni tanto. È fondamentale. Evento come questo di Solidi e Solidali, il cui ricavato va ad aiutare i pazienti senza possibilità economiche, capito? Non c'è gesto più importante che pensare alla persona malata che non si può permettere, che non possono, sì, stare vicino ai genitori, che non possono assistere i figli che stanno in ospedale perché loro non hanno i soldi per pagarsi una pensione. Cioè è qualche cosa di veramente. Allora, pensare a questi dolori e alleviare un po', fare una carezza, questo significa fare una carezza umana, dare un po' di calore umano a una persona che, ripeto, immaginate avere un bambino in ospedale e non poterlo accudire, vederlo e stargli vicino perché voi non avete la possibilità. C'è gente che dorme fuori dagli ospedali sui cartoni. Ecco, un evento così, il ricavato va ad aiutare queste persone. Beh, io sono onorata. Io. Una cosa te la volevo chiedere: tu hai fatto tanta televisione, sì. Adesso si è un po' evoluto tutto il discorso, no? Perché comunque è sopraggiunto il web, no? Anche le varie piattaforme televisive sono aumentate, perché oltre alle le consuete reti nazionali, insomma, è arrivato Netflix, è arrivato Amazon, poi c'è RaiPlay che ti permette di vedere anche cose di tanti anni fa, stessa cosa Mediaset, eccetera. Ecco, tu come hai vissuto un po' tutto questo cambiamento? Perché, insomma, hai avuto una grandissima esperienza davanti alla telecamera, e volevo sapere un po' anche con l'avvento di internet come hai visto cambiare questo mondo. Allora, io all'inizio l'ho visto con una grande curiosità, grande interesse, perché è un mondo che cambia completamente. La comunicazione è fondamentale. Quando con la comunicazione tu annulli completamente le distanze, le lontananze, le cose, cioè è un qualche cosa che ti colpisce molto, perché ti fa entrare il mondo in casa, te lo porta vicino. Quindi all'inizio l'ho visto con grandissima curiosità, grande interesse. Poi me ne sono sinceramente molto distaccata, perché ne ho visti tutti i pericoli e tutte le negatività. È un mondo incontrollabile, è un mondo dove le false notizie arrivano dappertutto. Basta pensare ai Novax, per esempio, sì. No? Ai negazionisti, che, cioè, è un mondo ed dove... erano gli artisti, Alda, perché poi c'è un mondo fatto di influencer de che? Cioè, per cui c'è gente che, se per comprarsi un paio di scarpe, deve guardare l'influencer che scarpe, che consiglio gli dà, e cose di questo genere. Quindi è un mondo molto farlocco, molto, molto vuoto, dove ogni persona si sente personaggio, dove possono anche diventare personaggi non avendo alcun talento. Questo, oltretutto, se voi ci fate caso, oggi, prima, per diventare popolare dovevi andare in televisione e avere una qualche capacità. Oggi invece diventi personaggio, e cioè influencer, in rete, ed è la televisione che ti rincorre.
non è più il contrario. Tu prima diventi personaggio in rete e poi vai in televisione e non è più appunto il contrario. Quindi anche per andare in televisione non occorre un talento, per diventare influencer, dice, c'ho non so quanti follower, che già un nome follower mi dà il senso appunto del vuoto a perdere. Poi c'hai non so quanti che ti seguono di che? Ti fai vedere la mattina mentre ti prendi il cappuccino, poi vai a fare la spesa, poi porti il cane a fare pipì e pupù, poi fai la cosa così e metti tutto in rete e la gente ti segue. Sarà gente scema o no? Perché uno può, voglio dire, perché devi vedere uno che porta il cane a fare pipì e pupù? E ti sembra che l'hai... Cioè, o tu perché ti ci devi mettere? Cioè io l'ho trovato talmente farlocco che è un mondo che non mi interessa più, per cui io uso questi marchingegni che sono comunque utili quando devo prendere un'informazione seria, mm-hmm. quando devo andare in una strada che non so dove. Quindi Google Maps sì. Se, allora, a quel punto quando, sì. quando certo. mi serve e vado a cercarlo però nelle fonti giuste certo. e non le vado a cercare ovunque. Non è che mi vada a informare se il mondo è più quadrato o rotondo in rete. No, anche perché mi mette, si finisce più. Va per bene. Cui l'informazione, la televisione una volta era fatta di Mina, della Carrà, di cui gente che aveva che ha resistito anni, oltretutto che hanno lasciato una traccia profonda nella mente e nel cuore dei telespettatori, perché avevano un loro talento, avevano, come si anche dice, una preparazione, una preparazione, uno studio, una, insomma, chi andava a parlare per caso sapeva qualcosa, ci andava per dire qualcosa di serio, di importante. Adesso c'ha i follower che durano non so quanto durano, poi scompaiono, eh. Questo è, però è pure vero che ad esempio sul web si trovano pure cose anche di qualità, no? Se uno le cioè devi saper selezionare. Per carità, infatti io seleziono moltissimo, però devo anche dire che cose di qualità se ne trovano pochissime. Allora noi ti diciamo una cosa, siccome Play Roma è qualcosa di qualità, tu puoi seguirci sui social tranquillamente, perché da noi non troverai cose. Quindi, troverai persone che si confrontano. Beh, infatti io sto a Play Roma, no? State esatto. qui, infatti, sì, sì, state sì, a sì, fare sì, informazione esatto. seria, sì, mica sì, state, sì, come sì. diciamo noi donne raffinate, a cazzeggiare. No, ve lo va, diciamo le cose. Cose serie. Certo, certo. Usiamo la lingua come va usata. Certamente. Va bene. No. Allora noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, ci ha fatto veramente piacere. Grazie, e magari ci incontreremo in un altro evento come questo, a noi ci saremo, perché Play Roma ci vuole stare su queste cose. Sì, quindi, ma infatti ci state, siete sì, seri sì. per questo. Grazie. Quindi ragazzi, cercate di seguire Play Roma, perché ogni volta che c'è un evento di beneficenza importante, vero, solidale, Play Roma c'è. Grazie. Ciao, buon Natale, buon anno, grazie, e tanta salute, e come dice la De Usanio, che è una donna molto raffinata, perché senza quello non va avanti il mondo, tanto culo. Ciao. Grazie. Grazie. No, c'è la fortuna, ragazzi. No, questo è vero, benissimo. Vedi come